prossimo. 2:10 sul gruppo Maglia Rosa, Maurizio, per Tonko? Sì, esattamente, a 2:10 sul gruppo Maglia Rosa. Quindi altro... diciamo che vantaggio è invariato su, su Evans, è aumentato su Perez. Un altro che sta facendo anche lui una bella tappa è Dennis Lunghi, Lunghi che ha vinto la tappa di Chieti, anche ieri è scattato prima di Canazei, è stato raggiunto a 4-5 km dalla vetta, non è riuscito a stare con i più bravi per poco e poi alla fine ha chiuso 18esimo a 3:52. Molto positivo il Giro d'Italia di Lunghi. Alessandro, ci fai una panoramica del gruppo Evans? Sì, allora c'è sempre Andrea Noè che sta tirando il gruppo, alle sue spalle c'è naturalmente la maglia rosa del Giro d'Italia, Cadel Evans, è sempre rimasta la ruota di Cadel Evans. Hamilton, quindi dietro Hamilton Caucchioli, poi c'è Paolo Savoldelli, io ripeto, vedo Savoldelli veramente molto bene, in leggerissima difficoltà Ivan Gotti, accanto a lui c'è Escartin, poi subito dietro c'è Popovic e c'è Rick Verbrugge che vedo ancora leggermente stanco, leggermente affaticato. Comunque Verbrugge è nel gruppo, vero? Sì, Verbrugge è rimasto nel gruppo, Verbrugge adesso per si poco. Sta staccando una 5 metri nei confronti di Popovic. E l'altro della CSC è Garcia? Allora, è Marcelino Garcia. C'è Sastre e Garcia Alonso. Ecco, sì, qui esatto. Siamo su Sastre. Esatto. Coda al gruppo. Poco più avanti c'è Marcelino Garcia. Comunque molto bene anche Tocing e lo stesso Dennis Lunghi che aveva avuto un momento di crisi. Vedo bene anche Manuel Garate e anche il corridore della Colombia Selle Italia, Munoz. Subito dietro Munoz c'è Ivan Gotti. Comunque mi sembra che Andrea Noè stia per terminare il suo lavoro, sta dando veramente tutto. Attenzione che scatta Taylor Hamilton. E mi sembra, parte mi sembra Hamilton. Mi sembra in difficoltà Evans. Parte Hamilton. Hamilton, l'americano. Tutti si aspettavano che corresse in difesa, ma ai 9 km dal traguardo Tyler Hamilton piazza la stoccata. Vediamo se qualcuno riuscirà a rispondere, in particolare se Cadel Evans riuscirà a stare con l'americano. Mi sembrava... Eccolo lì, Tyler Hamilton, con lui Hernán Muñoz. Vediamo, ecco, lo scatto. Guarda qui, lo sai perché ha scattato? Si è accorto che Evans era in difficoltà perché ha perso 2 metri da Noè. Appena ha perso 2 metri da Noè, ha parlato subito alla radio col direttore sportivo. Hamilton si è accorto della difficoltà di Evans ed è partito. Di un'intelligenza superiore Hamilton. Ieri sul Fedai è salito del proprio passo e poi in discesa ha recuperato più di un minuto. Alessandro, si sta sfilacciando il gruppo. Cadel Evans è in assoluta difficoltà, il gruppo si è spezzato in 3 tronconi, dunque il primo troncone naturalmente Taylor Hamilton, poi nel secondo troncone Popovic, Escartin e Gotti, nel terzo troncone c'è Cadel Evans che sta faticando moltissimo ma continua a perdere terreno, lo sta staccando anche Rick Verbrugge, lo sta staccando anche Engels, vediamo. E davanti a tutti c'è Savoldelli, Paolo Savoldelli in contropiede su Tyler Hamilton, eccolo qui il falco bergamasco. Paolo Savoldelli evidentemente è riuscito a recuperare tutte le energie spese ieri nel tappone dolomitico e ha al momento 200 metri di vantaggio su Tyler Hamilton. In questi 8 km di salita si decide l'85esimo Giro d'Italia. Già in crisi nera Frigo, stessa cosa per Aitor Gonzalez, ma l'attacco di Hamilton ha letteralmente frantumato il gruppo Maglia Rosa. Vediamo Evans se riuscirà a recuperare, mentre non mi sembra che voglia insistere più di tanto Tyler Hamilton. Anche perché adesso Savoldelli è scatenato. Savoldelli scatenato, era sempre lì, agile. Potrebbe conquistare la maglia rosa, Hamilton adesso sta spingendo un rapporto un po' più duro, siamo ormai nell'abitato di Folgaria con Pavel Tonkov, ma dietro Savoldelli sta salendo veramente forte. Tra Pavel Tonkov e Savoldelli c'è sempre Perez Quapio, quindi seguiamo la gara di Tonkov per la vittoria di tappa, ma questo scatto di Savoldelli potrebbe veramente decidere il giro. Qui siamo su Hamilton, a te Alessandro.
Crisi assoluta per Cadel Evans, il ritardo nei confronti di Tyler Hamilton è di 40 secondi, dunque 40 secondi di ritardo per Cadel Evans, che adesso è rimasto da solo. Se ne sono andati anche Engels, Nerman, Ivan Gotti e Rick Verbrugge. Quindi Verbrugge adesso è davanti a Evans? Sì, assolutamente, ha una ventina di secondi di vantaggio nei confronti di Evans. Avanti a Rick Verbrugge c'è Popovic, ancora più avanti è Scartin che sta cercando di recuperare sul gruppo di Caucchioli e di Dennis Lunghi, Munoz, Tocing e vediamo un po' anche chi c'è in questo gruppo. Addirittura ci dovrebbe essere Popovic, grande, sì. Popovic sta andando molto meglio rispetto a Evans, è adesso saltato Cadel Evans. Allo stesso passo di Dario Frigo, è proprio saltato, non va più avanti. Mentre notate l'agilità, la grinta, la forza di Paolo Savoldelli. È tornato ai livelli del 99. 2.32 per Savoldelli su Tonkov. 2.32, 7 km al traguardo per il russo. Tra Tonkov e Savoldelli c'è sempre Julio Alberto Perez Quapio. Adesso sarà interessante vedere il vantaggio di Paolo Savoldelli nei confronti di Tyler Hamilton. Cadel Evans anche oggi perderà, potrebbe perdere 3, 4, anche 5 minuti. Vedete, si sono raggruppati Hamilton, Caucchioli. Io rimarrei proprio sull'immagine di Hamilton e Caucchioli. Ha raggiunto e superato Perez Quapio Savoldelli, quindi al momento in seconda posizione, ma sta volando per conquistare la maglia rosa. Un'azione fantastica quella di Savoldelli. Ricordiamo che il ritardo di Savoldelli nei confronti di Tyler Hamilton, il classico generale, è di 30 secondi. 30 secondi il ritardo di Savoldelli. Fabretti poco prima della salita aveva chiesto a Fidanza: correrete in difesa o all'attacco? Fidanza ha detto: ma oggi bisogna limitare i danni. Invece Savoldelli sì, ha capito che era il momento di attaccare, ma soprattutto aveva le gambe per farlo. Lo ha fatto ieri. Io non dico che me lo aspettavo, ma pensavo che comunque potesse cercare di fare qualcosa Savoldelli, dal momento che a cronometro è sulla carta più debole di Tyler Hamilton. Oggi poteva tentare di guadagnare dei secondi. Ha già guadagnato un minuto su Evans Savoldelli. A te Maurizio. Sì, e Paolo Savoldelli sta andando fortissimo, ha già guadagnato più di 35 secondi sul gruppo degli inseguitori. Quindi 35 secondi, mentre Alessandro cosa ci dice? Io vi dico che è molto più di un minuto. Ho calcolato un minuto e 42 secondi il ritardo di Cadel Evans nei confronti di Tyler Hamilton, di Paolo Savoldelli soprattutto. Un Cadel Evans che è atteso in questo momento da Andrea Noè, ma non riesce assolutamente ad andare avanti. È piegato sulla bicicletta cercando di prendere il ritmo. Andrea Noè lo sta attendendo, non sta facendo alcuna fatica. Noè è proprio piantato sui pedali Cadel Evans e credo che perderà ulteriore terreno. È la terza settimana micidiale, ha fatto moltissimo, forse fin troppo, questo ragazzo australiano a 25 anni, al suo primo Giro d'Italia, aveva sfiorato il sogno della maglia rosa, completando la tappa dolomitica di ieri nel gruppo che contava. Oggi evidentemente ha pagato dazio. E vedete, sulla sinistra Pavel Tonkov, sulla destra l'immediato inseguitore Savoldelli. E vedete che in questo tratto in discesa, leggero tratto in discesa, Savoldelli è andato subito nella tasca della maglia a prendere zuccheri. Mancano pochi chilometri, mancano 6 chilometri all'arrivo, ma si consuma tanto, tappa lunga, sono in bicicletta da 7 ore e quindi deve assolutamente integrarsi. È l'esperienza, esce l'esperienza nella terza settimana. Ma Hamilton non è ancora tagliato fuori, vediamo chi c'è con Hamilton. Qui siamo su Dennis Lunghi, garate a ruota, poi c'è naturalmente l'americano, c'è Töcznik, Munoz e Caucchioli. Maurizio. E Savoldelli adesso a 45 secondi su Hamilton, il gruppo inseguitore. Se riuscisse a tenere questo vantaggio indosserebbe la maglia rosa Paolo Savoldelli, dal momento che Frigo è ormai in ritardo e perderà ulteriormente terreno. Aitor Gonzalez, anche lui è dietro. Cadel Evans, come ci ha riferito Fabretti, ormai è in crisi nera, dunque per Savoldelli gli avversari sono Tyler Hamilton,
e Pietro Caucchioli. Hamilton non voleva attaccare, lo ha fatto solamente perché si è accorto della difficoltà di Cadel Evans. Quando si è accorto che Evans, la maglia rosa, perdeva 2 o 3 metri nei confronti di Noè, allora a quel punto è scattato, ha forse abusato della propria forza, però in quell'occasione Savoldelli ha colto la palla al basso, si è reso conto di essere il più forte, ha contrattaccato, Hamilton non ce l'ha fatta a seguirlo e adesso anche Hamilton sta accusando un po', quindi io penso che anche da qui fino al traguardo Savoldelli possa guadagnare ancora nei confronti di Hamilton. Già superato l'abitato di Folgaria, prossime frazioni fondo grande, fondo piccolo e l'arrivo qui a Passo Coe, 1614 metri d'altitudine e a 5 dall'arrivo Pavel Tonkov. Maurizio, 54 secondi di vantaggio, adesso è ancora aumentato il vantaggio di Paolo Savoldelli sempre su un gruppo di Hamilton. Anche il gruppo Hamilton ha superato Julio Alberto Perez Quapio, dunque ha ceduto di schianto anche il messicano. Alessandro, tu dove ti trovi? Io sto attendendo Cadel Evans ai 7 km dall'arrivo, il suo ritardo fino a questo momento è di 2 minuti e 40 secondi, lo vedo in lontananza, dunque dovrebbe essere intorno ai 3 minuti il ritardo di Cadel Evans e Andrea Noè nei confronti di Paolo Savoldelli. Ecco, di qui a poco Cadel Evans, accolto dall'applauso dei numerosi tifosi, sta raggiungendo i 7 km alla conclusione, esattamente il suo ritardo è di 3 minuti, dunque 3 minuti ritardo. 3 minuti su Hamilton, vero? Su Savoldelli. Quindi 2 minuti da Hamilton, più o meno, dal momento che Savoldelli aveva 50 secondi. Ci stanno tempestando i tifosi di Savoldelli di messaggi di incitamento per il Falco Bergamasco. Il ciclismo è emozione, vola per noi Falco, questo è l'ultimo messaggio. Eccoci con Hamilton. C'è Töcznig, c'è un sorprendente Dennis Lunghi. Ma questa immagine potrebbe significare maglia rosa. Dovrà guadagnare però ancora di più Savoldelli, perché nella cronometro di dopodomani chiaramente Hamilton sulla carta è più forte di lui. E difatti vedete che è partito abbastanza lontano dal traguardo, è partito a 7-8 km dall'arrivo, forse anche 9. Lui nella crono di Numana è arrivato a 1 minuto e 36 secondi da Hamilton. Quest'anno un Savoldelli straordinario in salita, non l'avevamo mai visto così forte, neanche nel 99, quando comunque non riusciva a stare con i più bravi. Ha attaccato ieri, ha attaccato oggi, una pedalata bella, agile, un Savoldelli che tra l'altro non è mai stato così magro, forse è per questo che in salita va così forte. Magro, ma soprattutto determinato. Parliamo di compattezza di squadre, di lavoro di gregari. Ebbene, la squadra di Savoldelli presentava naturalmente al via anche Ivan 40 e 5 corridori erano dediti a Ivan 40 per lanciare il velocista negli sprint. Savoldelli aveva come uomo che l'avrebbe potuto aiutare sulle salite Paolo Lanfranchi, in seconda battuta Bo Hamburger, mentre né Lanfranchi né Hamburger si sono visti, quindi Savoldelli ha fatto tutto da solo. 2 minuti Tonkov su Savoldelli, Savoldelli 1:10 su Hamilton. 1 minuto e 10, quindi tranquillamente in maglia rosa, ma adesso il suo problema è quello di guadagnare il più possibile proprio per guadagnare secondi. Sabato c'è una cronometro di 44 km, vedete che la pedalata di Savoldelli è la migliore. In classifica Savoldelli ha 30 secondi da recuperare su Hamilton, al momento ha già 1:10 sull'americano. Maurizio. E un grandissimo Popovic nel gruppo inseguitore, sta andando veramente forte, ultima settimana, ultima salita del giro, l'abbiamo visto un po' in crisi prima e adesso sta tirando il gruppetto, grandissimo questo ragazzo neoprofessionista. Hai fatto bene a segnalarlo Hamilton. Maurizio, hai fatto bene a segnalarlo perché Jaroslav Popovic è del 1980 e riparte Hamilton, ennesimo allungo dell'americano che cerca di controllare chi gli possa rimanere a ruota. Bravo anche Lunghi.
Qui siamo su Eddie Engels della Rabobank. Ha perso un centinaio di metri. Hamilton, Lunghi, Garate. Vediamoli tutti. Poi c'è Muñoz. C'è Caucchioli, Töcznig. E Jaroslav Popovic, eccolo lì con la maglia bianca e rossa. C'è anche Fernando Escartin. Un giovane ed uno un po' meno giovane. Eccolo qua, Tyler Hamilton. Adesso la pedalata è un po' migliore, vedete che ha messo un rapporto un po' più agile. Ma è ancora ottima la pedalata di Paolo Savoldelli. Quanto manca al traguardo? Ci colleghiamo con Radio Corsa. Ormai siamo a 3,5 km dall'arrivo con Tonkov che procede a buona andatura. Il ritardo di Savoldelli era attorno ai 2 minuti, mentre il gruppo Hamilton era segnalato a 3,10 all'ultimo controllo. Gotti era dietro al gruppo Hamilton a 4,16. A te Maurizio. Eh sì, adesso è testa a testa fra Paolo Savoldelli ed Hamilton, i due corridori che a cronometro stanno andando più forte di quelli rimasti, perché Cadel Evans è saltato, anche Frigo è saltato, quindi logicamente Hamilton dovrà cercare di perdere il meno possibile da Paolo Savoldelli, però vedo un Paolo Savoldelli che penso potrà arrivare all'arrivo almeno con 1:30 su Hamilton. Parte Muñoz e si muove anche Caucchioli. Muñoz con Caucchioli e Garate. Hamilton rimane lì. La ruota di Hamilton, Dennis Lunghi, poi Töcznig e Fernando Escartin. 3 chilometri al traguardo per Tonkov, mentre Cadel Evans ormai alla deriva. 6 minuti per l'australiano da Tonkov. Sempre di 1:10 il margine di Savoldelli, che viene accompagnato dalla folla presente qui a Passo Coe. Siamo in provincia di Trento, fasi finali, fasi emozionanti della 17esima tappa dell'85esimo Giro d'Italia. Anche Caucchioli cerca di staccare Hamilton, ogni tanto controlla per vedere la posizione del corridore americano. Caucchioli che non ha la stessa brillantezza di ieri, però si sta difendendo molto ma molto bene. E quindi annunciato Pietro Algeri, che abbiamo visto sull'ammiraglia con Patron Galbusera che incitava Tonkov. Algeri ci disse: Tonkov è un diesel, uscirà nella terza settimana, e l'ha dimostrato. Non lotterà per la maglia rosa Tonkov, però un successo di tappa che ormai nessuno, crediamo, potrà togliergli, nemmeno uno scatenato Savoldelli. No, Tonkov vincerà questa tappa e sarà la sua 6ª vittoria in una tappa al Giro d'Italia. 3 chilometri per Paolo Savoldelli. Adesso vedremo il vantaggio del corridore bergamasco nei confronti di Taylor Hamilton. 1:44 Savoldelli su Tonkov, quindi ha guadagnato una trentina di secondi Savoldelli sul russo. Maurizio. Sì, nel gruppo di testa due giovani come Garate, come Caucchioli, che potranno entrare entrambi nei primi 5 in classifica. Sai, Caucchioli direi che ha risposto solamente a un attacco di Muñoz, è rimasto a ruota per tutta la salita, quindi se dovesse avere ancora qualche riserva di energia potrebbe tentare uno scatto agli ultimi 2 chilometri. Sì, potrebbe tentare. Sia per l'abbuono, sia per il morale, sia per dare una stoccata, così come ha tentato di fare ieri. Sui pedali ancora Pavel Tonkov. Potrebbe guadagnare ancora adesso Savoldelli, potrebbe guadagnare 1:30 in questa tappa. Savoldelli sta pedalando ancora molto ma molto bene, meglio rispetto a Hamilton. Alessandro, tu dove ti trovi? Io mi trovo nel gruppo di Hamilton, un gruppo che non mi sembra particolarmente pimpante. C'è sempre Caucchioli in prima posizione con Muñoz, che ha tentato in precedenza, come avete detto voi, una sorta di attacco, ma Hamilton ha risposto e non risposto. Adesso Hamilton in prima posizione, attenzione perché nuovo touching e risponde Caucchioli. Il ritardo mi sembra Hamilton che stia accusando, che stia accusando. Sì, è Töcznig adesso ad allungare con Caucchioli che non molla la ruota dell'austriaco. Sale regolare Hamilton. In difficoltà Popovic.
mentre questo è l'ultimo aggiornamento tra Savoldelli ed Hamilton, 1 minuto e mezzo adesso. Quindi potrebbero anche diventare 1 minuto e 45. Vedremo quanto potrà resistere Hamilton. Adesso sta sfruttando il lavoro di Tocnik, il corridore austriaco. 9 chilometri dal traguardo, Davide, è successo di tutto. La crisi di Evans, l'attacco di Hamilton e in contropiede l'allungo di Paolo Savoldelli. Atleta bergamasco di Clusone Valseriana, lui vive a Rovetta, ha 29 anni, li ha compiuti il 7 maggio. Non ha mai indossato la maglia rosa, lo poteva fare il giorno dopo Madonna di Campiglio nel 99, quando fu messo fuori corsa Marco Pantani. Lui era secondo in classifica generale, non indossò la maglia rosa, poi quel giro fu vinto da Ivan Gotti, la tappa dell'Aprica vinta da Eras, e sfiorò il simbolo del primato nel 2000 a Roma, sì, al termine del prologo per 50 centesimi di secondo. Garate è partito, è la volta dello spagnolo della Lampre. Mi sembra ottima questa azione. Juan Manuel Garate, un altro giovane che si sta mettendo in evidenza. Vediamo chi va a prendere Garate. Alessandro? Sì, è proprio Dennis Lunghi, vincitore della tappa di Chieti, che cerca di riportarsi sulla ruota di Garate, mentre Fernando Escartin ha perduto contatto da Taylor Hamilton. Escartin in difficoltà, Hamilton in ultima posizione, davanti a lui c'è Munoz, quindi Tocnik, Caucchioli, che ha un ritardo di una decina di metri nei confronti di Garate e adesso Lunghi in prima posizione. Sembra un po' pesantita la pedalata di Hamilton, Alessandro. Sì, è pesante, ma sai, lui pedala così, è un passista, non è proprio uno scalatore, non risponde giustamente agli attacchi, va del suo passo, mentre in seria difficoltà Fernando Escartin, un pochino scomposta la sua pedalata. Ed eccoli i tifosi di Passo Coe, giunti da ogni parte d'Italia, ormai nella zona transennata Pavel Tonkov. Oggi Taylor Hamilton un errore l'ha fatto quando è scattato, anche perché ormai Cadel Evans era in crisi, in netta crisi, ha fatto quei 2-3 scatti, Hamilton adesso li sta pagando, anche perché poi c'è stato questo contrattacco di Paolo Savoldelli. I suoi tifosi, vola Falco Savoldelli, abbiamo letto sullo striscione. E quindi potrebbe andare in crisi anche Taylor Hamilton, anche se ormai siamo ormai in vista del traguardo. Hamilton non ama gli scatti, preferisce salire regolare, oggi ha fatto qualche scatto di troppo, ne ha fatto uno giusto invece Paolo Savoldelli. Ultimo chilometro per Pavel Tonkov. Alessandro, Hamilton com'è messo? È in difficoltà Hamilton, come abbiamo detto non sta rispondendo agli attacchi, però adesso mi sembra che stia proprio perdendo contatto, adesso ha una ventina di metri da Munoz, si rialza sui pedali, cerca di recuperare ma è stremato. E infatti l'abbiamo visto dall'elicottero, ha perso contatto Tyler Hamilton, davanti a lui ci sono Tocnik, Munoz, Caucchioli che procede a regolare, Garate e uno strepitoso Dennis Lunghi, che aveva dato fiducia a Franco Ballerini, a Lunghi convocandolo in nazionale, e ha fatto bene, questo ragazzo merita. Tonkov sta per tagliare il traguardo, per lui una fuga di 50 chilometri, inizialmente con Perez Quapio, poi tutto solo verso Passo Coe. Falco vola sulle montagne del Giro, vai Savoldelli, ancora messaggi per questo ragazzo bergamasco. A te Alessandro. Hamilton in assoluta difficoltà, adesso il suo ritardo nei confronti del gruppetto di Caucchioli è di 12 secondi e continua a perdere. Ovviamente non ha più compagni di squadra l'americano, quindi dovrà contare solo sulle proprie forze. Sa gestirsi Hamilton, però anche quei 2 chilometri che mancano possono diventare un inferno per lui. Procede ancora agile Savoldelli. È una lunga volata, deve guadagnare più secondi possibile, c'è un cronometro davanti a lui, lui non è fermo assolutamente, nel 99 ero secondo nella cronometro di Treviso e oggi potrebbe guadagnare, prenderà la maglia rosa, ma adesso staremo a vedere all'ultimo chilometro il vantaggio nei confronti di Hamilton. C'è
Ci siamo, Tonkov ormai sta per completare la sua personalissima avventura. Ritroviamo un vecchio campione del ciclismo, Pavel Tonkov, che ha ancora 2 minuti di vantaggio su Savoldelli. Quasi 7 ore e mezzo di gara. Metri. 100 metri. E allora cominciamo a scaldarci noi qui sulla linea del traguardo, sentiamo il pubblico perché tra pochi istanti potremo vedere Pavel Tonkov. Si rassetta la maglia per la foto di rito. Pavel Tonkov e taglia il traguardo. Grande prova quella di Tonkov. Segno della croce per lui e vittoria. Da 4 anni non si imponeva in una tappa del Giro. Lui che il Giro lo vinse nel 96. Ma qui siamo sul corridore che può veramente far saltare il banco del Giro. Paolo Savoldelli andrà ad indossare la maglia rosa e saremo curiosi di vedere il margine di vantaggio acquisito sull'americano. Forza Savoldelli. Molti suoi tifosi da Bergamo sin qui a Passo Coe. Ancora 500 metri, anche meno. Il gruppo con Caucchioli era segnalato a 1 minuto e 15 da Savoldelli. Più indietro però Hamilton, che dovrebbe essere a 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. Ma basterà aspettare un po' e sapremo tutto con precisione. Paolo Savoldelli si mise in evidenza al Giro già nel 97, ricordi nella tappa di Cervinia, Davide? Sì, andò all'attacco. Andò in fuga, poi venne raggiunto da Gotti, da Tonkov. Correva con la Roslotto, poi è passato alla Saeco. Con la squadra Saeco è arrivato secondo al Giro, vincendo Giri del Trentino, Trofeo La Iguaglia, una tappa del Giro d'Italia a Borgo San Dalmazzo. Giro di Romandia per lui nel 2000, l'anno scorso 2 tappe sempre al Giro di Romandia. Stagione da dimenticare quella appena trascorsa per Savoldelli, è letteralmente rinato il falco bergamasco, eccolo qui, insiste, è salito sempre agile Savoldelli. Secondo ieri e secondo anche oggi, ma il piazzamento di oggi è molto più importante. Prestazione maiuscola per Savoldelli. E adesso concentriamoci con Garate, che al terzo tentativo è riuscito a staccare Caucchioli. Terza piazza per Juan Manuel Garate, che era 7° in classifica stamani, a 48 secondi da Evans. Evans, così come Frigo e Gonzales, oggi perderanno diversi minuti. Controlliamo, Davide, il vantaggio di Savoldelli su Garate, ma soprattutto su Hamilton. Juan Manuel Garate a 3 minuti e 7 secondi. Ricordiamo che Savoldelli è arrivato a 2 minuti e 11 secondi da Tonkov. Quasi 1 minuto su Garate, passano Töcznig, Lunghi, Caucchioli e Muñoz. Ancora non si vede Hamilton. Alessandro, dov'è Hamilton? Eccolo qui Hamilton. 200 finali. Superiore a 1 minuto e mezzo il ritardo di Hamilton. Non va più. Viene superato anche da Fernando Escartin. Oltretutto Savoldelli ha guadagnato 8 secondi di abbuono. Maglia rosa per Savoldelli, ormai è ufficiale. Arrivano adesso Escartin e Tyler Hamilton. 4 minuti
Quindi ha guadagnato due minuti Savoldelli. Sì. Se si considera la buono sono due minuti. E quindi adesso ha un vantaggio di un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo. E non è poco, perché Savoldelli a cronometro riesce comunque ad esprimersi. Nella cronometro in umana ha perso 1 minuto e 36, ma adesso sta andando molto forte. L'ultimo cronometro completamente pianeggiante. Anche Popovic in difficoltà, ma oggi è stato molto ma molto bravo. 2.11 Savoldelli, 4.01 Hamilton, quindi ha perso 1.58. 1.58 vuol dire che ha 1 minuto e 28 da gestire nella cronometro in Brianza. E adesso in seconda posizione in classifica generale Caucchioli. Caucchioli che è riuscito a superare Hamilton. Quindi due italiani ai primi due posti della classifica generale. Questa è la nuova generale. Savoldelli, Caucchioli, Hamilton a 1.28 l'americano, a 1.39 Garate. Devono ancora tagliare il traguardo Evans, Frigo e Gonzales. Qui siamo su Cadel Evans. Per lui un calvario, ai 9 chilometri dal traguardo si è piantato, così come aveva fatto in precedenza Dario Frigo. Siamo su Rick Verbrugge. Maurizio? Dà l'impressione che anche Evans sia andato un po' in crisi di fame, ha accusato sicuramente la fatica, però quando uno cede in questo modo il 90% va in crisi di fame. È un lottatore Cadel Evans, ma quando non si hanno più le forze la volontà non basta. Anche Perez oggi ha pagato ieri, è andato all'attacco, ma alla fine anche lui ha dovuto alzare bandiera bianca. Comunque ha tentato, la soddisfazione per lui è comunque quella di avere praticamente vinto la maglia verde, è il miglior scalatore di questo giro. Il suo personalissimo giro l'ha già vinto Perez Guapio, perché due tappe oltretutto vinte con autorevolezza, vinte per distacco, non sono cosa da poco. A 6 minuti e 20 da Tonkov passa Rick Verbrugge, sul podio premiazioni Pavel Tonkov. Abbiamo ritrovato Davide in questo giro tempestato da brutte notizie, dalle esclusioni, dalle vicende doping, dagli arresti, dalle perquisizioni. Abbiamo ritrovato dei giovani, vedi Evans, vedi Garate, ma abbiamo soprattutto rivisto Pavel Tonkov, che in tanti davano per finito e che invece ha ancora la classe per poter primeggiare. E un Savoldelli che forse oggi ha compiuto l'impresa più bella della sua carriera, anche se non ha vinto, però è un secondo posto che vale molto di più di un successo parziale. Sicuramente, qui ha ipotecato questo Giro d'Italia Savoldelli, che come dicevi tu nel 2000 aveva sfiorato la maglia rosa a Roma per pochissimi centesimi, battuto da Rusca, poi una caduta nella prima tappa, il voler continuare quando non stava bene fisicamente, lì forse si è rovinato, o meglio ha rovinato una parte della sua carriera. Non è riuscito più a riprendersi, sì, qualche acuto, un secondo posto in una tappa al Tour de France, l'anno scorso un altro secondo posto in una tappa del Giro d'Italia ad Arona dietro Simoni, ha cambiato squadra, ha cambiato preparazione, è dimagrito di qualche chilo e adesso l'abbiamo rivisto, ritrovato, forte più che mai, soprattutto in salita. Mentre ormai... Mamma mia, non va più avanti Cadel. Vedete proprio la difficoltà, qui va su a 8-9 all'ora, non va proprio su, ma... Era una. Deve ancora arrivare all'ultimo chilometro. Cadel Evans, che lo ricordiamo, l'hai detto tu anche prima, Evans è da 2 anni che corre su strada, non ha mai preso parte a una grande corsa a tappe. Aveva fatto i miracoli, si era superato, si era ritrovato capitano della Mapei dopo. Comunque è un corridore che secondo me nei prossimi anni lotterà per la maglia rosa, quella di Milano, e potrebbe lottare anche per una posizione importante per il Tour de France. E guarda Noè, rinuncia a un piazzamento personale per aspettare il suo giovane compagno in rosa. Questo è il ciclismo. Sì, oggi
Oggi è successo l'impossibile, perché sinceramente non pensavo in una crisi di Frigo, non pensavo in una crisi di Cadel Evans, invece ciò è accaduto. A questo punto si può dire che forse il ritmo imposto da Cioni e imposto da Noè è stato eccessivo, forse potevano andare anche un po' più piano, anche perché che Evans è un corridore abbastanza giovane. Ne ha trovato giovamente Savoldelli, senza squadra, senza nessuno che lo potesse aiutare, ha usufruito del lavoro altrui, soprattutto del lavoro della Mapei, ha contrattaccato allo scatto di Hamilton e alla fine ha praticamente ipotecato questo Giro d'Italia. Pensa, Davide, si è staccato ai 9 km dal traguardo, a quasi 10 minuti, anzi arriverà con oltre 10 minuti di ritardo, ha perso un minuto al chilometro. Sì, vai praticamente la metà, non vai proprio più avanti, sei finito, non hai più un briciolo di energia, fai fatica proprio a spingere su quei pedali che non ne vogliono assolutamente sapere di andare giù. Ed è una cosa bruttissima, perché sai che comunque è una maglia rosa addosso, sai che il sogno si svanisce in poche centinaia di metri. E ancora più indietro c'è Dario Frigo. Paragonabili le vicende dell'australiano e del milanese. Frigo addirittura, guarda, sbanda. Non va più su, finito. Evans. Frigo ha ceduto ancora prima di Evans. Qui invece siamo sull'atleta più felice di oggi, Paolo Savoldelli. Arriva adesso Aitor Gonzalez, 10 minuti di ritardo anche per lui. Arriva anche Pellizzotti con Miolevic. Fino a stamani la classifica era corta, ristretta e incerta. Oggi è successo un disastro. A te, Alessandro. Sì, sono con il vincitore della oggi, Pavel Tonkov. Dopo 4 anni, un nuovo successo al Giro d'Italia. Grazie. Sì, per me è un altro successo. Dopo tanta sfortuna, di nuovo questa vittoria. E questa vittoria volevo dedicare anche a mio figlio che è nato 21 maggio di questo Giro d'Italia. Volevo dedicare mia moglie Daria per questo figlio. Tanti auguri anche da parte nostra. L'anno scorso una stagione molto sfortunata, non hai avuto modo di correre e di esprimerti, ma quest'anno hai ritrovato spazio alla Lampred Aitken. Sì, sono contento di correre con Lampred Aitken. Sono contento di tornare a questa squadra. Purtroppo il Giro sapevo che andava male, perché partito a Grönninger 70% mia cognizione. Ho avuto purtroppo bronchite e non riuscivo a trovare la mia cognizione. Se anche mesi in marzo andava di più forti di tutti gli anni. Purtroppo così. Pavel, adesso c'è un Manuel Garate che va forte. È arrivato adesso, sono giovane. Alessandro, è arrivato, sì. Adesso Dario Frigo, 12:19 il suo ritardo. Quindi Frigo era riuscito a recuperare su Evans. Evans, un'immagine micidiale. Non va proprio. Ormai sbandava. A te, Alessandro. Quel ragazzo che è conosciuto quest'anno, è da Paesi Baschi, spagnolo, che a me è piaciuto, sono un bravo ragazzo e tutto metà giro mi aiutava. Certo, tante squadre risparmiavo e lui per in caso che io salto in classifica. È veramente successo così, che lui adesso in classifica davanti e come diciamo una buona strada per lui. Pavel, è peccato che il giro sia finito, perché adesso hai trovato la forma. Sì, ho iniziato a sentire l'ultima settimana un pochettino meglio. Purtroppo è andata così, se appunto Vuelta in Spagna non ho ancora finito. Perfetto, allora grazie a Pavel Tonkov, complimenti per questo successo. La linea torna a voi. Si deve ancora arrivare, lo vediamo, cade Evans in crisi, non riesce più ad arrivare al traguardo. Eccola qua la nuova classifica generale, Paolo Savoldelli in maglia rosa, 55 secondi Caucchioli, a 1 minuto e 28 secondi Hamilton, a 1:39 Garate, poi Tonkov che guadagna 10 posizioni a 3:08, Escartina 3:19, Tocnik a 5:32, Verbrugge a 7:54. Savoldelli al suo 6° Giro d'Italia. Indossa la sua prima maglia rosa. Già nel 97, comunque alla sua prima
stagione tra i professionisti, arrivò tredicesimo in classifica generale, sembrava che doveva essere un corridore da corsa tappe, difatti poi nel 98 arrivò nono, nel 99 secondo, poi sempre peggio, nel 2000 addirittura 24esimo, anche perché appunto questa caduta nella prima tappa, un problema alla schiena, non riusciva più a spingere come voleva, ha comunque concluso quel giro, correva nella Saeco. Tra l'altro proprio ieri durante il processo della tappa ha ringraziato la squadra perché non l'ho assolutamente abbandonato, ma è stato lui che ha voluto cambiare, ha detto non avevo più voglia di correre, non avevo più voglia di sacrificarmi, devo cambiare ambiente per cambiare qualche cosa, altrimenti sarebbe meglio che smettessi di correre. Non ha smesso, anzi si è messo di buona lena, ha trovato una buona squadra, una famiglia e adesso si ritrova in maglia rosa con un minuto e mezzo di vantaggio nei confronti, minuto e 28 nei confronti di Hamilton. Molto bravo anche Caucchioli, secondo a 55 secondi. Ci ritroviamo con due italiani, non lo pensavamo assolutamente all'inizio di questo giro, a Groninger, Zavoldelli e Caucchioli. Frigo non ce l'ha fatta, è crollato nei primi chilometri di questa salita finale che ha mietuto tantissime vite, anche a Hitor vittime, anche a Hitor Gonzalez già in difficoltà sul Bordala, è arrivato con 10 minuti di ritardo, ma soprattutto Evans a mio parere ha, diciamo così, non dico mi ha deluso, perché pensavo che potesse andare meglio, perché ha messo la squadra del comando, sempre Cioni, poi Noè, un ritmo sempre sostenutissimo, sembrava che stesse bene, poi all'improvviso la crisi, ha perso 2 metri da Noè, Hamilton se ne è accorto, è scattato e a quel punto a 9 chilometri dall'arrivo Zavoldelli ha spiccato il volo e è andato alla conquista della maglia rosa. Ancora poche centinaia di metri per Cadel Evans. Pensate, in 9 chilometri, 15-16 minuti di ritardo, quasi 2 minuti al chilometro, qui sta andando su a 6, ai 7 all'ora, con Cioni, con... non possono fare niente, non possono aiutarlo perché è letteralmente vuoto Cadel Evans, finisce qui il suo sogno rosa, ieri la conquista della maglia ed eccola qua, la nuova maglia rosa con Alessandro Fabretti. Con Paolo, dopo tanti anni di professionismo, dopo tanta sfortuna, hai coronato il sogno, quello di indossare questa maglia, Paolo. Sì, è già 2 o 3 volte che vado vicino a indossarla e non ci sono mai riuscito per poco e è una grande soddisfazione perché, sai, per noi il Giro d'Italia è importantissimo. E poi indossare anche per un solo giorno la maglia rosa per un corridore penso sia una soddisfazione grandissima. Ti vedo commosso, è così o è una mia sensazione? No, sono un po' commosso perché cioè, non me l'aspettavo, ero tranquillo come si dice, però ieri ho visto che andavo bene. Alessandro, però pensavo oggi di pagare un po' lo sforzo di ieri, invece qua nel finale stavo ancora meglio. Dimmi Davide, mi stavi parlando? Sì, è arrivato in questo momento Cadel Evans con Cioni e Noè. In questo momento è arrivato Cadel Evans. Abbiamo detto, sì, ci era andato vicino, soprattutto nel 99. Poi alla Seco, tanta sfortuna. Adesso...